Vivere vicino agli alberi allunga la vita, grazie all'impatto positivo che la flora ha sulla psiche. Secondo recenti studi, gli alberi riducono lo stress, migliorando l'umore e anche il nostro stato di salute, grazie al ruolo di depuratori dell'aria. È stato calcolato che una pianta adulta riesca a catturare dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili e che un ettaro di bosco riesca a mangiare 20.000 kg di CO2 all'anno. Alleati preziosi dell'uomo nella lotta all'inquinamento atmosferico e al cambiamento climatico in atto, gli alberi sono anche i protagonisti dell'iniziativa messa in campo dal comune di San Giovanni Teatino, che in Piazza dei Popoli ha messo a dimora una tiny forest, una piccola concentrazione di alberi che, seguendo il metodo del botanico giapponese Miyawaki, che l'ha ideata, è capace in pochi anni di sviluppare un bosco maturo, in grado di produrre grande quantità di ossigeno, abbassare la temperatura nell'area urbana e rigenerare il suolo, come spiegato da Dino Iezzi, della Consulta del Verde di San Giovanni Teatino. La tiny forest non è altro che una metodologia di piantumazione fitta di diversi alberi, dove si ricrea la biodiversità, si cerca di favorire la biodiversità sia da piante di cespugli che di alto fusto, che grazie alla loro vicinanza crescono molto più velocemente, aiutandosi nell'insieme e quindi proteggendo il terreno, ridando sostanza organica che fertilizza le loro radici, porta alla crescita molto veloce della foresta. Un'altra tiny forest sarà presto messa a dimora in via Giulio Cesare, seguendo il progetto di forestazione urbana che va avanti già da qualche anno, come spiega Donato Toppi, presidente della Consulta del Verde di San Giovanni Teatino. Allora, le piante sono sicuramente quelle autoctone, quelle provenienti dalla collina, quindi abbiamo cercato di ritrasportare la vecchia Silva Sambuceti qui, riprendendo le piante che sono in collina e creando un progetto di circolarità, perché nello scorso anno, proprio in questo periodo, abbiamo seminato nell'orto degli alberi presente del parco Bocciodromo tanti semi di tutte le specie autoctone e sono cresciute 400 piantine che adesso metteremo a dimora in questa tiny forest e nella successiva. Gabriella Federico, assessore alla transizione ecologica del comune di San Giovanni Teatino, perché l'esigenza di una tiny forest? La tiny forest ha tante motivazioni. La prima è quella di creare ossigeno, ridare ossigeno ai territori per abbassare le temperature e per arrivare alla neutralità carbonica. Un'altra motivazione importantissima della tiny è di far cambiare lo sguardo a una funzione formativa ed educativa della popolazione, perché dobbiamo recuperare l'alleanza con gli alberi e la valenza profonda che gli alberi stanno assumendo in questo momento. E poi l'ultimo aspetto è uno strumento di partecipazione democratica, e il progetto della consulta da questo punto di vista l'ha mostrato in modo chiarissimo, che assegna ai cittadini la possibilità di occuparsi del bene pubblico, e il bene pubblico è anche la prevenzione dei disastri climatici. Tutti siamo chiamati a collaborare in questo importante progetto. Il messaggio che voglio lasciare alla mia comunità è di rivedere gli alberi con occhio nuovo, di pensare che gli alberi sono la nostra salvezza per il futuro.